La primavera ormai è arrivata ed, esclusa qualche eccezione, ci attendono giornate all'aria aperta ed esposti ai raggi solari. È quindi importante, o meglio necessario, tornare a parlare dei rischi che corriamo. Il melanoma, nonostante le tante campagne di sensibilizzazione che vengono portate avanti dal sistema sanitario e dalle associazioni come l'APAIM, è ancora un nemico troppo diffuso. Le nuove diagnosi sono sempre in aumento, nonostante si faccia tantissimo per parlare di prevenzione, però ancora viene sottovalutato non solo in Italia ma in tutto il mondo. Questo perché? Perché comunque si tende a sottovalutare questa patologia. Basti pensare che servirebbe effettuare almeno una volta l'anno una visita dermatologica per evitare una diagnosi di melanoma. Il dato sulla diffusione dei melanomi fa emergere che se i giovani si sottopongono alle visite specialistiche, sono ancora pochi gli over 40 che prestano la stessa attenzione alla cura della loro pelle. Devo dire che molte campagne sono partite proprio dalle scuole, quindi sempre più giovani sono informati. Poi abbiamo i canali social che in qualche modo ci aiutano a diffondere l'importanza della prevenzione. Si vedono persone più grandi dai 40 anni in su, perché comunque, come sappiamo bene, la nostra pelle ha una memoria, quindi le bruciature che hanno preso, diciamo, in età adolescenziale, purtroppo si vedono poi a distanza di anni. Basti pensare che sono sufficienti 5 scottature in età adolescenziale o pediatrica per sviluppare nell'80% una diagnosi di melanoma in età adulta. Il melanoma è un tumore maligno della pelle, ma nonostante la parola tumore possa spaventare, in realtà si tratta di un male che può essere combattuto con un'arma semplicissima. La visita dermatologica, assolutamente poco invasiva, è un salvavita. Nella lotta contro il melanoma, la tempistica è tutto. Monica, che con la sua associazione si occupa da anni di prevenzione e sensibilizzazione, ci tiene a dare qualche consiglio utile da seguire in vista della stagione estiva che è alle porte. Quello che noi possiamo fare, che dobbiamo fare, è di esporci in maniera corretta, quindi evitare diciamo, l'orario centrale dalle 12 alle 16, che il sole è più forte, proteggerci ovviamente con una protezione solare e ovviamente, come prima cosa, la visita dermatologica prima dell'esposizione.